Ancora buongiorno in diretta da Catania su Radio Animati della nostra postazione. Abbiamo già il primo ospite, sono le 10:20 minuti. Do la parola a Matteo. Grazie Pellegrino, abbiamo per la seconda volta su Radio Animati un rappresentante di Anime Click. Lui però è la prima volta che è qua con noi ed è Alessandro. Benvenuto Alessandro. Alessandro conosciuto sul web con il nick di Ronic74. E questa infatti sarebbe stata la prima domanda, no? Il nickname su Anime Click. Riraccontaci la storia del vostro sito, quanto tempo fa è nato e che cosa fa? Allora, il nostro è un portale, diciamo, storico, nasce nel 1998 come costola di un portale a livello locale di Verona, Verona Click, da qui il nome Anime Click, che doveva parlare appunto dei cartoni animati e poi si è allargata ai manga. Alla fine era il nostro capo storico e webmaster Tachan, Andrea Sartori, prende in mano tutto, crea questa costola e piano piano diventa sempre più visitata, superando il numero di visite il portale stesso di Verona Click, e a quel punto diventando anche il luogo di incontro di tutti gli amanti di anime e manga che in quel momento si affacciavano alla realtà, nuovamente alla realtà televisiva, anche perché era il momento dell'MTV Night, il momento in cui gli editori cominciavano a puntare sui manga. Quindi ecco, è diventato da subito punto di riferimento, divenendo appunto Anime Click, un sito che non aveva più niente a che fare come costo, ma diventava praticamente a sé stante. Poi è cominciata tutta una storia lunghissima in vari anni e che ancora continua, è diventato punto di riferimento del fansub per far conoscere quelli che sono i titoli giapponesi che escono in Giappone tutti gli anni, più di 200 titoli a stagione in Giappone, che in Italia arrivano praticamente non manco neanche più, e diventa anche punto di riferimento per la televisione italiana. Noi abbiamo collaborato con Rai 4, abbiamo aiutato per esempio Morelli, che si occupa della scelta dei titoli da proporre su Rai 4 dal Giappone, abbiamo aiutato addirittura la scelta delle doppiatrici, Madoka Magica, le doppiatrici sono state scelte con un nostro sondaggio. Insomma, siamo sempre stati punto di riferimento del fandom. In questo momento siamo in una fase in cui siamo ancora il punto di riferimento, ma vogliamo fare un passo ulteriore con un nuovo sito, proponendoci sempre con nuovi contenuti, però senza snaturarci e rimanendo comunque quello che siamo sempre stati, un gruppo di appassionati, di amici soprattutto, che si incontra, condivide una passione e la vuole condividere con gli altri. Questa è la nostra mission, diciamo, perché noi non guadagniamo niente, anche qua siamo gratis, a Lucca ci paghiamo tutto, siamo sempre presenti con un nostro stand per dare informazione alla nostra utenza e anche a chi non è iscritto, perché noi comunque diamo voce a tutti. A Lucca e a Catania. A Catania questa è la prima volta, siamo stati invitati e questo ci ha fatto molto piacere non mi aspettavo una fiera così bella, sinceramente, devo dire la verità. Sono rimasto molto stupito, molta organizzazione e soprattutto molta competenza, cosa che oggi nelle fiere non si trova. E il tuo tu quando hai cominciato a collaborare con Anime Click? Io purtroppo ho la veneranda età di 40 anni. Diciamo la verità, io ero sempre stato utente, però un po' mi vergognavo perché comunque io ho un altro lavoro, questo come tutti gli altri, lo stesso Andrea Sartori, il nostro webmaster, lo facciamo per passione. Sono stato trascinato, alla fine ero un utente che scriveva recensioni dei cartoni e anime che gli piacevano e mi hanno dato un ruolo che, devo dire, a me mi è congeniale, quello del sondaggione. Io ogni settimana ascolto il fandom, ascolto gli utenti su Facebook, dove io sono anche amministratore, e dico cosa vi interessa, che cosa vi può... l'argomento importante della settimana, oppure anche facciamo un contest, vediamo, ecco, le canzoni per esempio, quello che vi riguarda, con cui vi ho anche contattato. Decidete qual è la canzone più bella e da lì partono una serie di sondaggi con la nostra utenza, che è grandissima, che decide effettivamente e vota fino a che non si decreta la canzone più bella, ovviamente senza darsi parvenze di serietà, sempre scherzando, ridendo, è quella che è una passione comune, che è una cosa che deve essere un hobby. E il sondaggione sulle sigle che esito ha avuto? Allora, il sondaggione sulle sigle al momento ha avuto un primo round in cui io ho chiamato dei personaggi famosi, amici e estimatori del sito, fra cui voi, a darci un tot di titoli di sigle famose italiane, e fra tantissime sigle famose ha vinto Giorgio Vanni con i Pokémon, che era stato suggerito anche da voi,
battendo addirittura una sigla storica come Kenny il Guerriero, la sigla storica cantata da Maioli. Quindi diciamo un grosso successo, decreta un pochino quella che è l'utenza nostra, l'utenza attuale degli amanti degli anime e manga, che è di maggior parte giovane, nata negli anni 90. Però anche un grosso fandom che comunque è di cosiddetti vintage come me, che comunque continuano con le loro belle sigle come L'Uomo Tigre, come Clara e Selina, I Cavalieri del Re e i Super Robots, che io conosco e saluto nel frattempo, visto che ho l'occasione. I vostri sondaggi sono riservati solo agli iscritti, però non sono aperti a chiunque voglia votare su Facebook o piattaforme simili. Noi comunque è un qualcosa in più che diamo agli iscritti, l'iscrizione è gratuita e diamo comunque dei contenuti in più a chi si iscrive, fra cui votare al mio sondaggione, aprire un blog sul proprio argomento preferito e poter condividere la propria passione con il resto dell'utenza. Quindi stiamo cercando di dare una maggiore impronta social, perché comunque anche il fandom cambia, i tempi cambiano, il tempo dei forum è finito e quindi ovviamente con molto dispiacere di tanti. Ora il momento è il social, il Twitter, Facebook, io stesso le faccio uso, non commento se effettivamente questi cambiamenti siano positivi, esistono e bisogna farne parte. Beh, io condivido però il rammarico che ho avvertito nella tua nella tua voce e per salutarci ti chiedo intanto di ricordare l'indirizzo esatto di Anime Click e poi di scegliere una canzone con cui, una sigla con cui ripassare la linea a Pellegrino. Guarda, adesso ho davanti Clara Serina, ieri è stata gentilissima con me, ci ha dato un'intervista in esclusiva, mi ha commosso perché ovviamente Clara Serina e i Cavalieri del Re fanno parte della mia infanzia, dell'infanzia di molti, anche non di tutti quelli di 40 anni. La mia canzone preferita loro, me l'ha detto anche lei, che è una canzone da lei molto amata, è Cuore. E quindi io dedico a tutti questa mattinata con molto affetto, ricordando che il nostro indirizzo è www.animeclick.it. Vi aspettiamo lì, io vi aspetto con il mio sondaggione. Se volete iscrivervi, se no altrimenti leggete le nostre notizie quotidiane, fra cui ci saranno anche tutti gli appuntamenti di Radio Animati. Arrivederci.